Buona domenica a tutti ragazzi, sono Orco Verde. In questo video vi farò vedere un tutorial su come trasferire i video dal PC alla PS4. Video che possono essere qualsiasi tipo di video che avete sul PC e anche le intro. Prima di cominciare vi invito a bombardare, a distruggere questo video di pollicione in su e iniziamo subito! Per fare ciò avete bisogno di una chiavetta USB e di un PC. La prima cosa che dovete fare, dovete inserire la chiavetta USB al PC. Dopodiché all'interno della chiavetta USB dovete creare una cartella con scritto Share Factory. Dovete scrivere Share Factory proprio come state vedendo ora nel video, tutto attaccato e tutto grande, maiuscolo. Mi raccomando, non dovete sbagliare neanche una lettera, altrimenti il passaggio non funzionerà, perché quando poi inserite la chiavetta USB alla PlayStation, PlayStation non leggerà la cartella. Per chi non sapesse creare la cartella con scritto Share Factory all'interno della chiavetta USB, ovviamente dovete essere prima dove ci sono praticamente le cartelle della chiavetta USB, poi dovete premere il tasto destro del mouse, dovete andare su Nuovo. Poi dovete andare su cartella e dovete inserire il nome alla cartella, chiamandola Share Factory come vi ho mostrato pochi secondi fa. Fatto ciò, premete due volte il tasto sinistro del mouse per entrare all'interno della cartella Share Factory e all'interno della cartella Share Factory dovete creare una cartella chiamata Videos, scritto tutto maiuscolo, tutto grande, come state vedendo in questo momento nel video. Mi raccomando, dovete essere precisi, non dovete sbagliare nemmeno una lettera, altrimenti quando inserite la chiavetta sulla PlayStation, PlayStation non individuerà la cartella. E poi di conseguenza non vi farà trasferire i video sulla PS4. Per creare la cartella Videos all'interno della cartella Share Factory, quando sarete all'interno della cartella Share Factory, dovete premere il tasto destro del mouse, dovete andare su Nuovo, Cartella e dovete inserire il nome alla cartella, chiamandola Videos come vi ho mostrato qualche secondo fa. Fatto ciò, a questo punto, all'interno della cartella Videos, dovete inserire i video che volete trasferire su PS4. Nel mio caso io la mia intro nel canale. Fatto ciò dovete inserire la chiavetta USB su PS4. Fatto ciò dovete avviare Share Factory. Poi quando sarete su Share Factory dovete andare su Importa Contenuti, poi dovete andare su Importa Video ed infine dovete andare su Importa da USB. E a questo punto, se avete creato tutte le cartelle all'interno della chiavetta USB correttamente, PlayStation individuerà i video che avete inserito nella cartella Videos all'interno della chiavetta USB. A questo punto dovete selezionare, premendo X, tutti i video che avete nella cartella Videos della chiavetta USB che volete trasferire su PS4. E poi dovete premere quadrato per importare i video alla PS4 che avete selezionato. E a questo punto potete creare i vostri progetti su Share Factory utilizzando i video o comunque sia intro che avete trasferito dal PC alla PS4. Come avete ben potuto vedere, non è assolutamente difficile e oltretutto è una cosa veloce. Se questo tutorial vi è stato utile, condividete il video insieme ai vostri amici, lasciate un bel pollice in su, distruggete e bombardate di pollice in su questo video, seguitemi sulla pagina Facebook per rimanere aggiornati dei video che carico nel canale, trovate sempre il link in descrizione, iscrivetevi al canale e da Orcuverde è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Bella!